E adesso ovviamente è arrivato il momento di gustarci la terza parte del coro di Atri, stiamo parlando quello di Antonio di Iorio. Oh.
Allora, amici di Rete 8, siamo tornati qui nella sede dell'Associazione Antonio Di Iorio, la Corale di Atri, e sono con Patrizia Sichetti che nel frattempo ha ascoltato insieme a noi anche le dichiarazioni degli altri membri del coro, no? Storie simpatiche anche, devo dire, che fanno sorridere. Patrizia? No, anche perché noi, fra di noi, ci sosteniamo, ecco. Ci facciamo tante risate, facciamo tante attività anche. Io che faccio parte del gruppo dei soprano, la signora che ha parlato prima che è dei contralto, e io non è che ho un'esperienza così lunga come la loro, perché io diciamo non 17-18 anni che sto con questa associazione. Sono tanti però, eh? Sì, sono tanti, perché io non essendo originaria di Atri, quindi diciamo mi sono inserita e mi sono inserita anche molto bene, perché è un gruppo che ti fa stare bene. E di dove, diciamo, signora? Di che origine? Sono di Bisenti, nel Terramano pure, sì. Vabbè, non lontanissimo. Non lontanissimo, però diciamo ho studiato qui, poi sono stata qui, però diciamo che vai e vieni di qua e di là, ecco, le vicende della vita. Sì, il periodo più bello qual è stato? Appena entrata oppure... Sì, appena entrata non ancora, perché sì, ero piena di entusiasmo. Poi avevo una bimba piccola di 4-5 anni. Quindi c'era poco tempo. No, il tempo c'era, perché lei veniva con me si è appassionata, e quindi abbiamo cominciato a far parte di questo coro di Iorio. E siamo cresciuti insieme, lei è cresciuta con il coro. Io mi ricordo che loro sempre, quando siamo andati a fare le serate, tutti disponibili, me la guardavano, non me la facevano perdere, lei a confidenza con tutte. Sono dei babysitter allargate, esatto. sì. Perché io, una collaborazione completa. Sì, una collaborazione completa. Ecco, io faccio parte anche tante volte del gruppo del ballo, magari anche quando facciamo il Ferragosto o anche qualche sfilata, e facciamo il ballo, il solito, la quadriglia, queste cose qui. Una collaborazione a tutto tondo. A tutto tondo, e questo credo sia importante. Sì. Prima di lasciarla andare, perché deve tornare a cantare nuovamente, sì. C'è una sorta di, non voglio dire di piccola invidia, però prende come esempio chi dal 74 è all'interno del coro, ecco, perché poi ci vuole anche tanta forza, non è solo cantare, ci sono anche le prove. Ecco. Sì, ci sono le prove, sì. Io infatti dico, se sono arrivati loro dall'inizio, e quindi ce la posso fare pure io. Ci devi arrivare anche tu. Anche perché io, non per vantarmi, diciamo che alle prove non manco mai, deve essere proprio un caso, perché... Diciamo che, come diceva anche la signora, si viene qua, si sta insieme, si organizza qualche cosa, magari ci si diverte, c'è un compleanno, facciamo le tortine, ognuno porta qualcosa, si mangia, si beve, si canta. E si passa una serata in spensieratezza, ecco, e in sicurezza soprattutto. Sì, però soprattutto ecco, c'è il maestro che con la sua santa pazienza vi tiene a bada. Che ci tiene a bada, che ci insegna per bene come cantare. Ecco, è anche una crescita personale per Assolutamente me. Assolutamente sì. Grazie Patrizia, grazie a Patrizia Sichetti, soprano, che tra poco, insieme agli altri componenti della Corale Antonio Di Iorio, rivedremo all'interno dell'auditorium per la ulteriore e successiva parte di questo concerto. Rimanete con noi. Thank you.
E allora eccoci tornati qui all'Associazione Antonio Di Orrio, la corale di Atri, uno scambio tra la signora Carmelita e il signor Raffaele Pavone, perché anche lui si può fregiare di questo titolo, sì, diciamo importantissimo, che siamo dagli rimasti, albori insomma. Sì, che siamo rimasti io e lei. Io avevo nel 73 avevo 19 anni, quindi c'è stato un periodo, un segmento della mia partecipazione in cui ho interrotto per ragioni di lavoro, per ragioni particolari, e adesso faccio parte del direttivo. È la passione più importante? No, diciamo che la musica è la passione importante, però il canto corale mi affascina da sempre, quindi frequentavo anche una scuola cantorum di frati negli anni 70, quindi, però il folklore è il folklore. E fa la differenza, perché secondo me, poi facilmente sbaglio, però dà una sensazione di leggerezza, anche se poi durante le prove ho conosciuto dei maestri che... Assolutamente. Bastone e carota, spesso più bastone che carota. Il nostro maestro lo fa in modo simpatico, ecco. Molto bello, perché viviamo in amicizia totale, siamo una grande famiglia, quindi viviamo soprattutto la nostra sede. Okay, immagino qui ci siano anche... Terzo tempo lo chiamo io, no? Sì. Si canta poi, però ci si diverte anche, no, con sì, bel bicchiere di vino. Ma vivere la sede significa questo, quindi la convivialità significa l'aspetto sociale che si intensifica il rapporto fra di noi, l'amicizia, eccetera. Quindi poi anche faccio parte del direttivo. Quindi, in questi 50 anni, ho chiesto anche al Presidente, ovviamente periodi più luminosi, periodi più bui, qualcuno va via, casomai si battibecca, casomai non si trova, non so, sì, il momento giusto. In queste come si vive in questo momento? Diciamo che sono cose molto fisiologiche, nel senso che sarebbe molto bello se in 50 anni non succedesse mai niente. Però gli intoppi ci sono ma sempre. Certo, anche nei ricambi generazionali, cioè magari uno la pensa in un modo, uno la pensa nell'altro. Però la voce dell'esperto può fare la differenza. Ma sicuramente. Ma inteso come quello che vive il coro dal 74. Sì, ma sicuramente. Quindi, anzi, noi facciamo il più possibile da collante in questa situazione. Cerchiamo di essere più uniti il più possibile. Prima con la signora Carmelita ho detto si usciva anche per trovare una sorta di svago, no? Perché sì, evidentemente poi all'epoca o si andava al bar, c'era una vita diversa soprattutto nei piccoli centri, no? Dell'entroterra. Anche sì, se Atri è stata sempre... C'era una vita in cui noi sentivamo il bisogno di stare insieme, sentivamo il bisogno di conoscerci meglio, ma soprattutto anche la voglia di portare avanti un discorso di cultura popolare che era importante per noi, è stato importantissimo e lo è tuttora. Quindi cerchiamo sempre di ravvivare questo aspetto della nostra cultura. Magari altri penseranno altre cose, cioè invece ho notato girando l'Abruzzo che c'è un rifiorire di questa importanza. Questo è merito vostro. È merito nostro, è merito anche di altre associazioni, di altri gruppi corali. Sì. Di chi ha questa passione, ovviamente. Sì, e quindi c'è questa tendenza a tornare alle radici culturali e storiche, perché fa parte della nostra tradizione e delle nostre radici. Se la radice non è salda, l'albero non cresce. Insomma, dopo l'asino spezzato, questa massima di Raffaele Pavone ci sta bene, perché davvero complimenti per quello che fate. Mi raccomando, spingete, perché c'è bisogno di far continuare la vita, altri 50 anni dell'associazione. Un'ultima cosa, se è possibile, questo è stato una quindicina d'anni fa, una insegnante di scuola elementare mi invita, io ho una tastierina, di portare una tastiera a scuola e insegnare ai ragazzi i canti abruzzesi, come Vola Vola, come... Questa è una cosa che dobbiamo riprendere. Tutte le fontanelle, lei è tutta contenta, in questa era una classe, una quarta elementare se non mi sbaglio, e quindi... Però insegnante che da quello che ho capito dalla chiacchierata precedente è una sorta di mosca bianca, non tutti percepiscono. Beh, no? Lei fu così gentile, anzi mi ringraziò perché i ragazzi appresero subito...
poi da lì possono partire anche dei percorsi diversi, no? Delle ricerche a livello storico, di quella che era la vita nelle campagne, si cantava ovviamente mentre si lavorava per rendere, credo, il lavoro si cantava durante la vendemmia, si cantava durante la raccolta delle olive, si cantava quando si trebbiava, quando si mieteva il grano. Quando ci si riposava ovviamente, si fermava a pranzo, quindi... Vabbè, purtroppo tempi andati che io grazie a Dio ricordo, perché i racconti dei miei nonni rispecchiavano un po' quella che era la vita dei campi che Raffaele ci ha raccontato. Torniamo in sala, in auditorium, perché lui insomma non ha fatto all'epoca solo quello che ha fatto, ma è anche un bravo tenore, anzi no, tenore, sì, Raffaele è anche un bravo tenore. Allora torniamo in sala con Mario Giacchetta e Maurizio Miglione e poi nella pausa torneremo qui per ascoltare altre voci di altri protagonisti.